Bentrovati a questa video lezione sui cicli e sul loro uso in Python. Oggi vedremo come si utilizzano strutture cicliche in Python. In particolar modo ricordiamoci che ovviamente all'interno dell'algoritmo, che è un procedimento risolutivo di un problema, ci possono essere una serie di operazioni che possono essere ripetitive. E in questi casi, soprattutto se il numero delle ripetizioni che coinvolge le istruzioni è abbastanza elevato, conviene utilizzare delle strutture cicliche. Negli algoritmi, in generale, la programmazione procedurale, nei fondamenti del coding, chiaramente ricorre il concetto di ciclo iterativo, ovvero un ciclo il cui numero delle ripetizioni è prefissato a priori, e quindi io conosco quante volte devo ripetere quella seguente operazione, e dei cicli invece detti condizionali o a ripetizione indefinita, la cui uscita dalla sequenza ripetuta è validata attraverso una condizione. Vediamo un attimo quindi la corrispondenza che c'è fra le strutture cicliche iterative. Nel flowchart ovviamente questo tipo di simbologia non è l'unica adottabile, ovviamente tutto dipende un po' chiaramente dalle sorgenti e dalle fonti dei testi che nel corso degli anni si sono dibattute sull'adottare o meno diciamo determinate nomenclature, mentre in Python la struttura ciclica è chiamata for. For, dove C è una variabile contatore che si muove all'interno di un range inizio, fine e passo, dove inizio e fine rappresentano il valore iniziale della variabile contatore e il valore della variabile contatore alla fine del ciclo, il passo, cioè come voglio contare, in che modo voglio contare. Immaginiamo che io volessi contare, diciamo, una sequenza di numerica naturale da 1 ad n-1, allora all'interno dell'inizio metterei valore 1, all'interno del fine metterei n, all'interno praticamente del passo non metterei nulla perché il passo è unitario. Prestiamo bene attenzione al discorso n-1, cioè il nostro ciclo in effetti ripete fin quando diciamo il valore fine, che sarà appunto dal contatore, sarà sempre inferiore e non lo raggiungerà, diciamo, mai. Quindi questo spiega il motivo per il quale, ad esempio, se io devo in effetti andare a conteggiare un certo numero di valori e voglio includere anche l'estremo finale del mio conteggio, devo chiaramente utilizzare un valore di fine più 1. Il passo ovviamente rappresenta un valore che può determinare il modo in cui voglio contare e il modo in cui voglio praticamente, diciamo, gestire il mio conteggio. Quindi posso contare di due in due, posso fare un conteggio a decremento dove per esempio inizio è maggiore di fine e così via. In particolar modo quindi sono ammessi i vari valori del contatore, ma non solo. In Python c'è anche un aspetto interessante, vedremo fra un momento, che è possibile utilizzare i valori anche enumerativi. È possibile indicare quindi valori di partenza e di fine, e come vedete alcuni esempi che io sto visualizzando qui. Il primo si conta da 10, da 0 a 10, ovvero da 0 a 9, 10 verrà saltato perché chiaramente quando arriverà a 10 il ciclo termina e quindi non effettua ripetizione. Da 0 a, quindi diciamo che volendo riassumere il ciclo iterativo abbiamo varie possibilità. Qui ho inserito alcuni esempi. In questo caso conta da 0 a 9, in questo caso conta da 0 a 10 con passo 2 e in questo caso conta da 10 a 20 con passo 0,5. La cosa interessante è che i cicli iterativi in Python possono utilizzare anche l'utilizzo di dati enumerativi, come per esempio i caratteri. Un primo esempio è vedere un piccolo programma che stampa i multipli, diciamo, di 2 e di 3 nell'intervallo numerico da 0 a 100. Come vedete, la sintassi Python è abbastanza semplice e immediata e ci consente di realizzare questo programma con pochissime righe. Noi a breve proveremo tutti questi programmi. Il codice viene svolto nel ciclo for praticamente e verrà utilizzato con due cicli separati, uno per i multipli di 2 e l'altro per i multipli di 3. Andiamo a vedere invece un programma più articolato che viene sviluppato inserendo dei dati da tastiera, e in particolar modo il programma ci chiede di stampare i multipli di K in un intervallo PQ con P minore di Q.
Vediamo che l'algoritmo chiaramente è abbastanza più complesso, abbiamo delle variabili che sono appunto P e Q, i nostri estremi, K che è il valore del quale voglio calcolare i relativi multipli e C il contatore. Cedo in input i dati, vado a cedere il mio valore K, innanzitutto verifico se P è minore di Q, perché se non lo è devo uscire dal programma in quanto non posso eseguirlo, diciamo, in questa maniera. Dopodiché faccio questo bellissimo ciclo for con C che va appunto da P a Q, vado a riavere che contemporaneamente il resto della divisione fra C e K è 0 e soprattutto C non è uguale a K, che chiaramente se C è uguale a K vorrebbe dire che un numero, per esempio 3, numero 3 è divisibile per il multiplo di 3. Quindi sostanzialmente è inutile che lo includo nel mio elenco e vado a stampare i miei valori. Quindi diciamo quindi che in un certo qual modo questo è il riassunto del programma che abbiamo appena posto in essere. Quindi ricapitolando dobbiamo verificare alcune questioni. Per esempio che P sia minore di Q, che moltiplico positivi, che stiamo cercando di moltiplicare K e quindi troveremo l'operatore retto sul contatore. E che dovremo scartare chiaramente i valori tali che C è uguale a K e quindi solo in caso positivo in tutta questa serie di controlli C sarà multiplo di K e verrà stampato. Vedete che la codifica in Python è abbastanza semplice. Andiamo a chiedere i valori, faccio if P minore di K di Q, se si verifica for C in range PQ chiaramente. Contemporaneamente vado a dire se il resto della divisione di C e K è 0, allora il numero è multiplo, però verifico che anche C deve essere diverso da K e lo stampo. Else, altrimenti, differente dal primo if, vorrà dire che io non potrò fare l'operazione. E quindi abbiamo indovinato e conosciuto una nuova operazione che è l'operazione di modulo percentuale che consente di calcolare il resto della divisione intera fra due numeri. E poi abbiamo verificato che P è minore di Q e abbiamo sviluppato un ciclo che parte da P, arriva a Q e non raggiunge Q perché arriva a Q meno 1 per la definizione di ciclo iterativo, diciamo, in Python e abbiamo stampato ogni volta che verifica ogni ciclo e moltipli di K. Quindi sostanzialmente abbiamo visto una serie di cose. Un'altra tipologia di cicli potrebbero essere i cicli condizionali. Condizionali o a ripetizione indefinita nel quale l'uscita dal ciclo viene determinata da una condizione. Teniamo presente che il ciclo for non è un vero e proprio, diciamo, ciclo nuovo all'interno della struttura algoritmica perché in realtà potrebbe essere tranquillamente derivato da un ciclo condizionale mediante l'utilizzo di una variabile contatore. Quindi diciamo che per una comunità di utilizzo, si è preferito utilizzare questo approccio di dire il ciclo for lo scriviamo con una figura algoritmica, quindi con un pezzo di flowchart differente e anche con delle istruzioni differenti nel linguaggio di programmazione, perché chiaramente non solo in Python utilizza for ma anche in altri linguaggi di programmazione, e poi nello stesso tempo per utilizzare una differenza anche dal punto di vista visivo del ciclo for da quello condizionale. Ciclo condizionale che non è l'unica rappresentazione grafica, può essere con ripetizione precondizionale, quindi io verifico prima la sussistenza della condizione, se la condizione verifica eseguo il corpo del ciclo, altrimenti ecco dal mio ciclo. Dopodiché, praticamente, in Python il ciclo con la ripetizione post condizionale viene sviluppato sempre attraverso l'utilizzo del while, che diremo while true, quindi ripeto all'infinito. All'interno della mia struttura ciclica vado a inserire un if che mi dice che se la condizione si è verificata io esco dal ciclo, faccio un break, quindi un'interruzione e vado a lezione 3. In realtà in altri linguaggi di programmazione esiste una figura sintattica e semantica del ciclo condizionale con ripetizione, diciamo, post condizionale. In Python tutto questo
viene semplificata attraverso l'utilizzo del ciclo while. Benissimo, quindi diciamo che la differenza fra il primo e il secondo ciclo risiede nel fatto che se la condizione nel ciclo con ripetizione precondizionale è già fatta, il ciclo non viene eseguito. Effetto contrario, da almeno una ripetizione, nel ciclo post-condizionale. Quindi sostanzialmente differenza fra le due tipologie di figure algoritmiche e quindi le relative sintassi, semantiche e diciamo lessicali nei quali programmazione Python sono effetti che dal punto di vista concettuale il ciclo con ripetizione precondizionale non verrà proprio diciamo eseguito se la condizione già è fatta. Nel post-condizionale verrà chiaramente eseguita la sequenza del ciclo, il corpo del ciclo almeno una volta in quanto la condizione è alla fine. Quindi io la verifico dopo che ho già eseguito la mia sequenza, diciamo, operativa. Benissimo. È chiaro che poi si possono mettere una serie di esercizi che si possono sviluppare, ad esempio come questo, dove non conosciamo praticamente il numero dei prodotti e quindi qua si vuole calcolare il valore totale della merce. Un'altra soluzione di questo algoritmo è legata al fatto che possiamo utilizzare i cicli condizionali, dove l'utente attraverso la risposta decide in effetti sì, proseguire o meno l'inserimento dei nostri dati. Benissimo, allora andiamo adesso a vedere dal punto di vista del codice, andando quindi chiaramente a verificare in Python tutto quello che abbiamo detto. Prima di svolgere l'esercizio andiamo a vedere come realizzare il tutto attraverso il Python. Allora, faccio subito vedere for c in range 10, una notazione ancora più sintetica. Premo invio, poi premo il tasto tab o uno spaziatore per farlo andare un po' più dentro. Print c, ed ecco che vengono stampati tutti i primi numeri da 0 a 9, che sostanzialmente lui sta dicendo: io stampo 10 numeri, sto contando 10 operazioni. Quindi voglio stampare i miei numeri, compreso anche l'estremo superiore, l'aumento di un'unità. Faccio la stessa operazione e ottengo il mio risultato. E quindi la cosa è abbastanza semplice. Andiamo a vedere invece un aspetto più interessante che riguarda appunto Python. In particolar modo, diciamo così, l'aspetto dell'esercizio dei multipli. Allora, io potrei fare for c in range da 0 a 100, 2, 2 punti. Premo invio, print, questa notazione nuova, faccio c, virgola, end, uguale, virgolette, slash t. Allora, che cosa sto facendo con questa nuova sintassi? Sto semplicemente dicendo, guarda che tu mi devi stampare tutti i numeri, non uno sotto l'altro, che ovviamente per 100 numeri sono abbastanza comodi, ma indicando come diciamo nuovo separatore di riga praticamente la slash t, che è la tabulazione. Andiamo a vedere, vedete che i numeri vengono inseriti e stampati nell'ultimo. Ovviamente troviamo che il cursore in questo caso chiaramente è andato diciamo a fine della nostra join. Vediamo come stampare i multipli di 2 e 3. For c in range 0,100, 2, 2 punti, tasto tab o uno spazio che l'utente, print c, virgola, end, uguale virgolette, slash t. Questo qua mi consente di stampare i valori non in una sola, un numero per riga, ma in modalità tabulata, che è molto più comodo, vedete? Andiamo a fare lo stesso per i multipli di 3, cambieremo chiaramente il 3, andremo a fare la stessa cosa e avremo lo stesso risultato. Chiaramente i multipli di 3 sono di meno. Andiamo invece adesso a sviluppare l'esercizio che rappresentava la stampa dei multipli compresi nell'intervallo PQ. Allora lo facciamo da linea di comando anche se non è molto comodo. Cominciamo a inserire P uguale
int input inserisci il valore di p. Ok. E quindi noi inseriamo, ad esempio, 3. Ripetiamo la stessa operazione con q, assicurandoci di dare uno spazio e cambiando la stringa, esce il valore di q, per esempio 35. Inseriamo adesso il nostro k, cambiando chiaramente il valore k, il nostro k in questo caso sarà 5. Andiamo immediatamente a fare il nostro if p minore di q, due punti, andiamo con for c in range pq, due punti, andiamo più dentro e faremo praticamente questo tipo di operazione. If parentesi, nella prima condizione andremo a mettere il retto della divisione fra c e k. Per questa condizione è uguale a 0, and c è diverso da k, è diverso dal costante esclamativo con l'uguale. Allora, due punti, andremo a stampare il multiplo, print multiple di k. Ok, stamperemo chiaramente con uno spazio, virgola, c, virgola, spazio, e chiudiamo praticamente in questo modo qui. Ok, siamo praticamente alla fine del nostro ciclo for, perché non dovrà fare niente altro. Farò else, due punti, print non posso effettuare il calcolo perché si trova nel caso in cui praticamente p è più grande di q. Ed ecco che ci vengono stampati attraverso questo banalissimo praticamente pezzetto di codice i multipli di 5 compresi nell'intervallo fra 3 e 35. Ovviamente vi state rendendo conto che attraverso la linea di comando la situazione è abbastanza, diciamo, complessa. Abbastanza complessa perché chiaramente bisogna gestire bene le spaziature, però vale la pena praticamente di realizzare questo sforzo per risolvere questo problema. Come secondo esempio, che lo faremo attraverso Python direttamente, vogliamo calcolare il valore della merce di magazzino. Di ogni prodotto è noto il codice, la quantità e il prezzo. Calcolare il ritorno esatto dei prodotti in termini di prezzo della merce. Le variabili ovviamente che entrano in gioco in questo problema, oltre alla quantità, il totale, il codice e il prezzo, è chiaramente una variabile ausiliare, ci avremo risposta che condizionerà chiaramente il nostro ciclo. Noi dovremmo chiaramente andare a sviluppare prima l'algoritmo per poter capire come funziona questo esercizio. Mettiamoci comodi e andiamo a risolvere l'esercizio con FlowCorrect. Innanzitutto andiamo a dichiarare le nostre variabili. Abbiamo detto che abbiamo la quantità del prodotto che è una variabile intera. Avremo chiaramente il totale e il prezzo, che chiameremo tot e p, che sono due valori reali. Poi avremo chiaramente ancora le altre variabili che sono delle stringhe. In particolar modo avremo la nostra risposta e il nostro codice del prodotto, che la chiameremo come delle stringhe. Ok. A questo punto immediatamente parto dall'inizializzazione del totale uguale a 0. Chiaramente inizialmente devo inizializzare, poi inizializzo la risposta a sì, parto dall'ipotesi che inizialmente si voglia inserire qualche dato, virgolette S,
diciamo, S piccolo, tenete presente che nei caratteri fa distinzione fra S grande e S piccolo, e parte immediatamente con una struttura ciclica condizionale del tipo ripetizione post-condizionale. Cosa vado a fare qui dentro? Nel corpo del ciclo andrò a dire: inserisci codice, quantità e prezzo. Perfetto. Quindi andremo a chiedere nell'ordine la nostra variabile codice, che abbiamo chiamato chiaramente in maniera abbreviata COD. Poi, dopo il codice, abbiamo detto di inserire la quantità Q e il prezzo. Diciamo che in questo caso il codice è giusto una variabile per indicare che stiamo inserendo dei prodotti, e qui è il prezzo. Da un'analisi aritmetica semplice, problema molto semplice, il totale sarà dato, nel nostro caso, da che cosa? Da totale uguale totale più prezzo per quantità, totale precedente più prezzo per quantità. Vado a confermare. A questo punto entra in gioco il discorso della risposta. Andiamo a dire al nostro utente: vuoi inserire altri dati S barra N, cioè così più con S e con N la risposta del mio utente. La vado a leggere, RISP, l'avrebbe abbiamo chiamata RISP, risposta. A questo punto, nella condizione, io dirò RISP uguale a S, per dire praticamente che diciamo così, assumo che la risposta è sì. Ok, a questo punto vado a stampare alla fine del mio algoritmo il totale da pagare. Il totale della merce in negozio è 2 punti, avere lo spazio e commerciale tot. A questo punto vado, ho dimenticato qualche cosa sicuramente nell'espressione, infatti non ho messo le virgolette di apertura. Ok, a questo punto vado a salvare il mio progetto e lo chiamo algoritmo magazzino ciclo do while. La lunghezza del file mi serve per ricordarmi chiaramente cosa tratta il mio problema, e vado all'esecuzione. A questo punto lui mi dice: inserire l'ordine per codice A001. Poi vado a mettere la quantità pre, prezzo 10, 12.3. Ok, vuoi inserire altri prodotti? E io dico sì. Inserire il codice 001, diciamo di 3 caratteri. La quantità 12, prezzo 34.50. Alla seconda volta rispondo no e lui mi tira fuori il totale della mia merce. Come vedete, l'algoritmo l'abbiamo completamente sviluppato attraverso Flowcode. Dobbiamo semplicemente adesso trascodificarlo in Python. Possiamo a questo punto scrivere il codice. Allora, sicuramente abbiamo totale uguale 0. Poi abbiamo RISP uguale, abbiamo detto, S. Poi abbiamo detto while true con la T grande, metto i 2 punti, automaticamente il blocco viene messo all'interno. Vado a chiedere quindi codice uguale input, inserisci il codice del prodotto. Ok, in questo caso non c'è bisogno del cut perché chiaramente parliamo di un dato string. Int di input, inserisci
la quantità. Abbiamo un po' variato l'algoritmo giusto perché abbiamo la possibilità di poter gestire in questo modo. Doppia parentesi, ok, a questo punto qua da uno spazio, se no dopo l'inserimento non viene fatto bene. Il prezzo è uguale float, perché chiaramente è un numero reale, input, inserisci il prezzo del prodotto, ok, sempre tutte parentesi, totale uguale espressione aritmetica, totale più quantità per prezzo, rip. A questo punto andiamo a dire input altri prodotti, facciamo una bellissima domanda, scriviamo S barra N tutto fra virgolette, chiaramente lasciamo uno spazio e faremo in questo modo: if rip uguale N. In questo caso, se la risposta sarà no, break. Altrimenti, abbiamo finito e facciamo print il totale della merce è 2 punti, virgola, tot, virgola, spazio, ok. Perfetto, abbiamo finito il nostro programma. Adesso la prima cosa che facciamo è il salvataggio, quindi faccio file, salva con nome, ho una cartella che ho chiamato Python, o comunque createmi una cartella dove andate a inserire i vostri script Python. Vediamo esercizio do, va bene. Lo vado a questo punto a compilare facendo run module, ecco che mi parte il programma, il codice del prodotto A01, inserisce la quantità 10, il prezzo del prodotto che ovviamente è venuto attaccato perché hanno dato io lo spazio, 23,50 euro. Altri prodotti sì, inserisce il codice del prodotto B01, inserisci la quantità 25, inserisco il prezzo 125,78 euro, altri prodotti no, totale della merce. Quindi, come avete visto, il programma fa esattamente quello che abbiamo detto attraverso l'algoritmo e attraverso il nostro codice Python. Abbiamo quindi visto come si svolge questo esercizio, ce ne potrebbero essere tanti altri, alcuni molto interessanti, fra cui quello di sfruttare la possibilità di utilizzare il ciclo for come struttura enumerativa per i nostri insiemi, liste o altre strutture che vedremo prossimamente. Grazie, arrivederci.